lì. Oggi parliamo di nuovo di Napoli, che è tornata ad essere una meta internazionale di turismo. Molti turisti però vanno a Napoli senza sapere che all'interno della sua cultura ci sono tantissime storie popolari, leggende e miti che vivono ancora tra i vicoli della città. Credo che visitare Napoli conoscendo queste storie sia molto più interessante. Ecco perché ho deciso di raccontarvele in questi video. Iniziamo oggi con un mito greco che è legato alle origini della città. Nell'Odissea di Omero si parla delle sirene come delle muse del mare che amavano ammaliare i naviganti e portarli al naufragio. Ma Ulisse, sotto consiglio della maga Circe, sa che non deve ascoltare il canto delle sirene e quindi decide di riempire di cera le orecchie del suo equipaggio, mentre invece lui, che voleva godere del canto delle sirene ma senza subirne gli effetti, decide di farsi legare all'albero maestro della nave. In questo modo dunque lui riesce a scampare il pericolo. In alcune interpretazioni posteriori di questo mito, le sirene, deluse dal loro fallimento nell'ammaliare Ulisse e il suo equipaggio, decidono di suicidarsi gettandosi in mare. Il mare quindi le porta con sé e in particolare il corpo di una di loro, chiamata Partenope, viene trasportata dalle onde fino alla costa napoletana, dove, secondo il mito greco, nasce la città di Napoli, allora chiamata Partenope. In particolare, Napoli significa città nuova, quindi Neapolis, mentre la città che nasce laddove viene, secondo il mito, ritrovato il corpo di Partenope si chiamava Palepolis, quindi città vecchia. In ogni caso, Partenope è ancora oggi uno dei simboli della città di Napoli e Napoli stessa viene ancora chiamata spesso Partenope. Se vi trovate a Napoli, in particolare in Corso Umberto, nelle vicinanze della sede centrale dell'Università di Napoli, Federico II, potete andare a vedere la fontana di Partenope, chiamata la Fontana delle Zizze. Le zizze in napoletano sono i seni. Partenope infatti viene rappresentata con la vecchia rappresentazione delle sirene come mezza donna e mezza uccello, che getta acqua dai suoi seni e da un lato va a spegnere le fiamme del Vesuvio, quindi del nostro famosissimo vulcano, e dall'altro lato bagna uno strumento musicale, in particolare si pensa sia un violino, accendendo quindi la musicalità del popolo napoletano. Mentre invece, se vi trovate sul lungomare nelle vicinanze di Mergellina, potete allungarvi fino a Piazza San Nazaro. Al centro di questa piazza troverete un'altra grande fontana che rappresenta però Partenope nella classica rappresentazione delle sirene, ovvero mezza donna e mezzo pesce. Per oggi mi fermo qua e spero che vi piaccia questo tema. Scrivetemi nei commenti se siete già stati a Napoli e se conoscevate questo mito. Soprattutto fatemi sapere con un bellissimo like se vi interessa vedere altri video riguardanti miti e storie legate alla città di Napoli. Io intanto vi saluto e ci vediamo settimana prossima. Ciao belli!